Stamattina mi sono alzato e stavo dando, ho visto il cibo dei gatti era finito e ho preso un nuovo pacchetto che avevo comprato qualche giorno fa, però nell'aprirlo poi mi sono accorto che non era cibo per cani ma cibo per gatti, tra l'altro un cibo particolarmente costoso, cioè un cibo insomma, che costa un po' di soldi, quindi mi è venuto un po' di nervoso. E la giornata ha preso per questo un mood negativo. A volte appena ci alziamo succede qualcosa che ci fa rendere conto di un nostro errore e questo porta a un stato d'animo, uno stato vitale negativo per tutta la giornata. Può succedere, insomma, almeno a me succede. Non so se succede anche a voi. E quindi ho cominciato a riflettere sugli errori. In particolare ascoltando la canzone di Michele Bravi, Diario degli errori, che è particolarmente interessante, anche se non è una canzone di quelle proprio che rimarranno nell'annovero delle canzoni del secolo, però comunque fa delle riflessioni, cioè fa fare, diciamo, ascoltandola, almeno a me mi ha fatto fare delle riflessioni interessanti. Questo sta lasciando la ragazza perché non vuole che entri nel novero, nel suo diario degli errori, no? Contraddizioni, errori, ne commettiamo tante nella vita. Perché commettiamo gli errori? Pensiamo anche a scuola, no? Stavo riflettendo su gli errori che commettono gli studenti, no? In un precedente video ho dato come consiglio, diciamo, agli studenti di correggere i propri errori, di imparare a correggere i propri errori. Ma questo proprio a livello educativo, a livello di apprendimento è molto importante, perché noi spesso apprendiamo degli errori, cioè apprendiamo delle cose sbagliate. Poi anche riguardando i miei video ho visto quanti errori contengono, cioè in video a volte parlo di casualità e causalità, le ho detto le parole sbagliate, oppure in un video ho detto addirittura che le cellule somatiche contengono il DNA e le cellule riproduttive contengono invece l'RNA, cose assolutamente sbagliate. Ce ne sono tantissime, ho confuso l'interesse semplice con l'interesse composto. A volte quindi anche noi insegnanti commettiamo gli errori. Perché commettiamo gli errori? Perché ci fanno star male così tanto gli errori? Stavo ascoltando anche un video di una che per me è una musa ispiratrice, che si chiama Daniela Lucangeli, che studia proprio gli errori in matematica, perché le compiamo, che cosa succede, cosa succede in questo meccanismo, cioè, perché immagazziniamo delle informazioni sbagliate. A volte gli errori poi non sono solo degli studenti, sono anche degli insegnanti, degli educatori, degli adulti, no? Perché una frase molto interessante che ha detto Daniela Lucangeli è: non è possibile non commettere errori. Ripensavo a. E poi questa Daniela Lucangeli ha riportato i risultati di una ricerca che hanno fatto a scuola sul benessere e malessere a scuola, in cui hanno notato che appunto c'è un certo malessere nel 70% degli studenti oggetto di studio di questa ricerca, che è ai limiti della soglia, diciamo, per avere poi delle problematiche psicologiche. Questo malessere è dovuto al carico sia in qualità che in quantità di lavoro che viene assegnato agli studenti. Cioè dobbiamo immagazzinare tante informazioni, dobbiamo fare tante cose. Una società prestazionale come la nostra richiede di immagazzinare tante informazioni e diciamo, quando ci sono degli errori, gli errori vengono associati alla colpa. Cioè, colpa di qualcuno, è colpa degli studenti, è colpa degli insegnanti, è colpa dei genitori, cioè l'errore è colpa di qualcuno. E l'errore poi viene associato invece a una malattia, a un disturbo, il DSA, DES, un po', insomma, ce ne sono tanti a scuola, ormai stanno aumentando sempre di più questi alunni con disturbo specifico dell'apprendimento, nella scrittura, nella lettura, nel calcolo. Quindi che cosa significa questo? Significa che l'errore è qualcosa di sbagliato, qualcosa di condannato, no? Invece anche i latini dicevano errare humanum est, perseverare autem diabolicus era la continua. Infatti ho ascoltato poi una canzone che si chiama, un po' strana, un po' mistica, che aveva proprio questo titolo. Errare è umano, quindi anche nella genetica abbiamo visto
ci sono commessi tanti errori, quindi cioè, quando noi ci riproduciamo i nostri figli sono diversi da noi perché vengono commessi degli errori nella trasmissione dei geni, che non vengono ricopiati uguali, ma ci sono degli errori, delle mutazioni, no? Si chiamano mutazioni puntiformi, delezioni, sostituzioni, sdoppiamenti, può succedere di tutto in questi geni che vengono svolti, riavvolti, insomma, quindi e quindi se, sono assolutamente casuali, non è che c'è una colpa, perché è vero, possono essere causati dall'inquinamento, dai campi elettromagnetici, da alcuni fattori, diciamo, legati all'ambiente, però comunque ci sono sempre, in qualsiasi animale che si riproduce ci sono delle mutazioni, ci sono degli errori, e gli errori sono quindi all'origine della variabilità che c'è nell'universo, se ci pensiamo, ok? Quindi non andrebbero stigmatizzati così tanto. Io mi ricordo quando ero bambino, ragazzino, piccolo, che una volta feci una cazzata, si può dire, una cavolata, cioè c'era la tradizione a Capodanno, a Natale, adesso mi sembra fosse Natale, di scrivere un bigliettino di auguri, di felicità, insomma, sotto al piatto. E io scrissi dei bigliettini, alcuni buoni, quindi di auguri positivi, alcuni un po' negativi, un po' brutti. Quindi mi ricordo che i miei genitori, subito preoccupati, mi accusavano, non so perché feci questa cosa, forse perché io ho un po' dentro di me il gene del perfezionismo, cioè in questa società siamo perfezionisti, e quindi però è un peso questo, il perfezionismo, l'essere perfetto. Io spesso arrivo in ritardo perché non riesco a tollerare questo perfezionismo esasperato a cui ci costringe la nostra società, e quindi ogni volta ho bisogno di sbagliare, ho bisogno di fare delle cavolate, forse per questo, non lo so. Poi se ci pensiamo, alcuni errori, alcune cose fatte male, fatte contro la morale, sono nate delle grandi opere. Pensiamo a come è nato il pneumatico è nato perché questi ricercatori avevano messo a cuocere del caucciù sul fuoco. E, però poi se lo sono dimenticati e questo caucciù è restato lì per alcune ore e alla fine è diventato molto duro, molto resistente, quindi da lì è stato creato poi la gomma che serve per le ruote della macchina, quindi da un errore, no? Da una dimenticanza, da un esista. Quindi a volte gli errori sono anche grandi fonti di apprendimento, come diceva Einstein, come dicono anche tanti scienziati. Pensate anche agli errori contro la morale, pensate a quello che ha fatto Manet a un certo punto. Perché è diventato famoso Manet? Perché a un certo punto ha fatto un quadro dove dipingeva una donna nuda della media borghesia, che non era una, quindi una divinità, una persona, insomma, ultraterrena, come poteva essere rappresentata nei canoni figurativi dell'arte precedente a lui, ma questa donna nuda che ha creato scandalo, perché è una donna nuda vicina a due uomini vestiti di tutto punto, quindi quasi una prostituta. Poi ha disegnato Olimpia, mi sembra si chiama, un quadro di una prostituta, quindi comunque una donna, non mi ricordo se era una prostituta, una donna borghese, comunque nuda, quindi non era più una divinità, ma semplicemente una donna. E questo ha creato scandalo, è stato bandito dalle mostre, è stato mandato via da Parigi, quindi dopo si è rifugiato in campagna, ha creato la sua arte, che ha avuto comunque, quindi a volte da un successo mondiale come precursore dell'impressionismo. Quindi a volte i nostri errori ci portano verso la direzione giusta, che è quella del nostro destino, pensate anche i lapsus come sono importanti, perché esprimono il nostro inconscio, esprimono quello che noi siamo. Un altro racconto interessante è proprio degli scettici, visto che ieri avevo fatto un video in cui parlavo degli scettici, questo pittore, questo Apelle, figlio d'Apollo, ricordate la filastrocca, è un pittore che praticamente doveva disegnare un cavallo che
che in tutta la sua maestà, insomma, con anche la bava che gli usciva dalla bocca, perché mentre correva stava facendo questo sforzo, e quindi per renderlo più realistico, perché lui aveva l'ardore del realismo, voleva rappresentare questo cavallo, ma non ci riusciva mai, si stava dannando perché con i suoi pennelli non riusciva a rappresentare la schiuma del cavallo. Allora a un certo punto ha preso la spugna e l'ha lanciata contro il quadro, quasi come voleva distruggerlo, e la spugna ha creato proprio la sbavatura che serviva a rappresentare giustamente il quadro. Quindi a volte con le tecniche tradizionali, con le cose che ci sono state insegnate, non riusciamo a risolvere tutto, quindi a volte l'errore è anche fonte di apprendimento. Lo stesso Einstein diceva: io ho imparato molto più dai miei errori, dagli esperimenti che non mi venivano, che da quelli che mi venivano. Quindi questo mi consola un po', insomma, la giornata non me la fa vivere tutta negativa, anche se però a volte si accumulano gli errori che facciamo, no? Gli errori, come il secondo detto, è perseverare diabolicum, quindi quando si accumulano gli errori, quando tendiamo, perché l'errore, com'è che si valutiamo l'errore? Com'è che dovremmo valutare l'errore? Forse al di là della colpa, della responsabilità, del fatto di essere malati perché sbagliamo. Però a volte ce ne rendiamo conto dell'errore a seguito delle conseguenze che vengono fuori, perché se il nostro errore genera conseguenze positive, genera un cambiamento positivo, non è più un errore. Se invece il nostro errore genera infelicità in qualcuno o in noi stessi, allora forse è un errore che è il caso di, come dire, non commettere più, o di stare attenti nel fare. Quindi alla fine dei video arrivo sempre che non so più cosa dire, che perdo il filo forse, non so. Però ecco, il diario degli errori era proprio relativo al fatto che questa canzone di Michele Bravi, che a volte gli errori si accumulano e facciamo sempre gli stessi errori, perché succede quello che Bowlby definiva modelli operativi interni, no? Noi dalla nostra educazione, dalla nostra esperienza, impariamo a comportarsi in un certo modo di fronte a certe situazioni, a relazionarsi con le persone in un certo modo, con una certa sicurezza, più o meno sicurezza. E questo lo impariamo magari nei rapporti genitoriali, poi lo trasliamo nei rapporti affettivi. A volte vengono commessi degli errori dai nostri genitori che ci trasmettono, o dalle persone con cui significative con cui interagiamo, che ci trasmettono e che noi tendiamo a compiere come quasi a compiere allo stesso modo. Quindi già il fatto di rendersene conto è abbastanza importante, ok? E ci fa capire allora che forse, se ragioniamo sugli effetti, sul fatto che le nostre azioni possono essere funzionali o disfunzionali, allora questo ci dovrebbe fare recedere dai comportamenti disfunzionali e invece abbracciare quelli che invece sono funzionali. Ma non è sempre facile, perché a volte forse ci piace sbagliare, ci piace crogiolarsi nell'errore, crogiolarsi nel fatto che siamo persone sbagliate. Perché sennò come si spiega che alcune persone commettono sempre gli stessi errori? Sennò non si riesce a spiegare. Cosa dite? Boh. Forse in un prossimo video potremo approfondire questo argomento. Per adesso ribadisco il concetto che l'errore è comunque fonte di apprendimento.